Oggi 1 luglio per la marineria fanese è un giorno da segnare sul calendario col cerchietto rosso. Dopo 27 anni, ci dicono i marinai, hanno fatto il loro ingresso in porto due pescheggi che svolgono l'attività di pesca con il metodo a volante. Le volanti non riuscivano più a entrare in porto per mancanza di pescaggio, ovvero essendo barche di stazza più grande rispetto alle vongolare, toccavano il fondale e rischiavano di rimanere incagliate, causandosi gravi danni. E di qui l'emigrazione verso porti più sicuri come nell'Anconetano o a San Benedetto del Tronto, luogo da dove provengono i due pescherecci. Alle 15.30 di oggi il fanese Dragut di 99 GT di tonnellaggio lordo ha fatto per primo ingresso in banchina, seguito dal compagno che fa la volante con lui, i santissimi Cosmo e Damiano di Vieste di 152 GT e 29 metri di lunghezza. Questa tecnica di pesca prevede il traino di un'unica rete da parte di due imbarcazioni che non sempre appartengono, come nel nostro caso, alla stessa impresa. Normalmente le imbarcazioni che svolgono queste attività sono mediocre, grandi, comprese tra i 15 e i 27 metri di lunghezza, ed esercitano l'attività entro le 40 miglia nautiche, la cosiddetta pesca costiera ravvicinata. Comandante, allora com'è stata l'entrata in porto? Discreta, non è perfetta ma discreta, c'è ancora da migliorare. Rispetto al passato molto meglio. Molto molto meglio. Però il fatto che siete voluti ritornare qui è un bel segnale. Sì, un segnale buono, siamo di fan, vogliamo stare qui. Che pesce pescate, che pesce è il vostro? Prendiamo le alici, sarde, alici, sgombri, pesce azzurro. Pesce non ne abbiamo trovato. Non ce n'è, come mai? Non so se è questione del tempo o il cambiamento climatico della temperatura dell'acqua, non lo so. Quindi siete qui a Fano per cercare acque un po' più pescose? Siamo stati invitati dall'altra barca, a dire la verità. Venite da Vieste? Da Vieste, sì. Poco pesce a bordo ancora, la pescata è stata diciamo una prova e forse l'imboccatura della darsena non è proprio a posto, ma il segnale è positivo. Ora presenza di pesce azzurro permettendo, bisogna fare di tutto per farle rimanere a Fano queste due imbarcazioni. Questo è l'impegno preso sulla banchina dal rieletto sindaco Massimo Seri durante le operazioni di sbarco delle cassette di sardoncini pescate e che hanno già preso la via dei mercati appena scaricate. L'arrivo delle volanti è una bella notizia, anche perché questa pesca era sparita nel porto di Fano, quindi significa nuovi arrivi, nuove presenze, nuovo tipo di pescato e un ulteriore movimento che si crea all'interno del porto. Chiaramente questo è anche un incentivo per noi a continuare a migliorare sempre più le situazioni del porto, il suo fondale. Dovremo fare anche un altro dragaggio nell'imboccatura, abbiamo già avuto nuovi stanziamenti, quindi siamo sulla strada giusta.